già l'ora di pranzo, ragazzi, e quindi ci facciamo un bel piatto di pasta. E per l'occasione abbiamo il sugo pronto che ci hanno regalato i nostri amici Lino ed Anna, grazie. Senti che bel suono. Senti, con i gabbiani fuori dalla porta, dalla finestra, che... Io non intendevo quello, intendevo la pasta con ragù che suona quando si mescola. Anche, soprattutto questo. Io poi c'ho una fame che sto svenendo. Che bello sto ragù. Vai, è pronto. Yuhu. Buon appetito. Voi gabbiani niente, eh? È tutta roba nostra. Come vedete abbiamo passato già un paio di giornate in questo posto meraviglioso, ci siamo un po' rilassati, ma abbiamo anche lavorato tanto al computer. E nell'attesa che venga poi, speriamo, un bel tramontino, a Marta gli facciamo aprire il suo regalo, cioè lo ha già aperto, certo, ma glielo facciamo concretizzare. Vi ricordate, a novembre è stato il mio compleanno e Fede mi aveva regalato, guardate il video precedente, quando abbiamo finito di impacchettare Charlie, mi aveva regalato la super mappa. Se vi interessa acquistarla, la trovate nel nostro negozio Amazon. E insieme era corredata dalle spillettine di tutto il mondo che vi abbiamo fatto vedere. Guardate qua. Wow. Come sono carine, sono stupende. Sono praticamente le spillette con sopra la bandiera nazionale, coloratissime e veramente di tutto il mondo. Pensate che gli Stati Uniti, ci sono tutte le bandiere degli stati, guardate là, e anche delle province del Canada, dell'Australia. Sì, ora ho fatto l'esempio, ma sono veramente dettagliatissime. Quindi ricordiamo che dietro al nostro planisfero c'è il sughero, quindi ancora non avevamo avuto modo e tempo, andremo ad apporre le bandierine dei viaggi che abbiamo fatto io e Fede insieme. Non sono stati tutti con Charlie, noi abbiamo viaggiato, come sapete, per chi ci ha seguito sul canale dall'inizio, anche con la Dacia camperizzata di Fede e altri viaggi che abbiamo fatto zaino e spalla, diciamo, quindi niente. Con l'aereo. Con l'aereo, sì, nel senso, quindi metteremo i paesi visitati insieme. E Charlie è arrivato dopo, però insomma si sta difendendo bene. Esatto, il nostro intento è riempire la mappa. Questo non l'ho detto, ma è piuttosto scontato. Vabbè, insomma. È un desiderio, quindi ci daremo da fare. Viaggeremo il più possibile, se ci supportate dipende anche da voi, insomma. Quindi niente, oggi ci avanzava questo tempo e ci è venuto in mente di mettere le nostre bandierine. Iniziamo. Da quale si inizia? Io inizierei dalla nascita del nostro progetto, che è nato in Italia, quindi ovviamente metteremo l'Italia. Eccola qui, Italy, è proprio centrale. Okay. Sì, sono ordine alfabetico. Eccola. Allora, verde, bianco, rosso, mettiamola dritta. Come la infiliamo? Dove? Più che altro a che altezza? Qua, a Roma. Mettiamo la linea in mezzo così. Va bene? Ecco, è andata. È andata, dietro c'è il sughero. Sì, è all'inizio un po' è resistente da bucare la mappa, ma poi ci sta. Sì, ci sta. E la prima è andata. La seconda, direi. La seconda, facciamo una a testa. Vai, io lo so già. Comunque, allora, la seconda, visto, rimanendo in tema Charlie, dove è nato? Charlie, lo sapete? Charlie è Deutsch. Dove è nato è Deutsch. Quindi direi di prendere la bandiera della Germania. Eh sì, per giustizia. La bandierina della Germania. La bandiera della Germania la mettiamo qui su Berlino. Eh sì, la devi spingere un pochino e poi dopo buca e si pianta nel coso. E si mette la bandiera dritta così. Là! Che... Mamma mia che emozione! Abbiamo già due bandierine. Eh sì. Poi il primo viaggio con Charlie, dove siamo stati? Io lo so. Il primo viaggio con Charlie è stato in Spagna. Esatto.
E quindi Spagna, olé! Spagna, sarà olé. E Spagna o Spagna? Sarà la E. Scritto in inglese, potrebbe essere... No, anche in spagnolo. Spain, cioè in inglese. No, sono italiano. Andiamo a prendere la bandiera della Spain. Spagna. È in inglese, sì, Spain. Eccala. E cerchiamo Madrid, che è centrale. Ecco, qui sotto c'è il paletto. C'è anche il paletto di legno? Sì, il supporto. Vai, più di così non va. Ora prendiamo il Portogallo. E via via andiamo a completare le nazioni che abbiamo fatto finora. Poi vi facciamo vedere la carrellata completa. Purtroppo saranno poche in confronto alla porzione di mondo. Però... ce la faremo a viaggiare. Ce la faremo. Qui ragazzi abbiamo anche la spilla della Sicilia. E questa. Wow! Questa si mette in diretta. Con la trinacria. Vedete che già inizia a essere un po' difficile infilarle tutte. Eh sì. Hanno la testa grossa. E sono tutte ravvicinate. Le. Girala un pochino, è così. È così, così. Perfetto. Come vedete inizia a farsi interessante la faccenda. Sì. Qui ci sono anche quelle delle Canarie, che abbiamo anche un video sul canale. Esatto. Qui abbiamo lo Sri Lanka. Andate a vedere tutti i video dello Sri Lanka. Ovviamente lì Charlie non c'era. Ragazzi, tra una cosa e un'altra, si è già fatto sera e è giunta l'ora di cena. Qui si mangia. Quindi... Eh sì, ma che si deve fare? Che si fa di buono? Due hamburgerini al piatto. Mamma mia, due belli hamburgeroni. Due hamburgeroni, sono grossi. Che spettacolo. Non vedo l'ora di averlo nel piatto. Ora devo trovare anche il contorno da fare. Penso un'insalatina di finocchio e rucola e pomodorini. Pensavo così. Ed eccola qui la cena pronta, un bel hamburger con pomodori e rucola. E dopo mangiato, che si fa? Si va al cinema. Abbiamo la premiere e dove ce la guardiamo? Dove ce la guardiamo? Nel cinema. Abbiamo già predisposto il telo, poi dopo sparecchiamo tutto, abbiamo il cinema. Vedrete. Siamo al cinema, ragazzi! In prima linea! In prima fila! E cosa c'è stasera? I tickets! Guardate qua che bellezza! Abbiamo il conto al rovescio per la premiere. E quindi ora salutiamo tutti voi che ci state guardando. Ciao ragazzi! Grazie di essere numerosi! Grazie di essere lì a casa o non a casa, insomma, dove ci guardate, per essere tanti. Vi mandiamo un bacione, ci fate tanto piacere. Stasera cinema, il cinema Charlie. Troppo forte questo proiettorino. Vedete quanta luce fa, quanto, com'è luminosa, e c'ha una potenza da queste casse. Mamma mia, lo teniamo bassissimo, veramente? Sentite come sprigiona la musica. Vi alzo giusto il volume un attimino. Sentite qua, USA, che passione! Ciao, come state? Daniele. Ciao Daniele! Ciao a tutti! Lucia Maicen. Ora rispondiamo a tutti voi in chat, guardate qua! Ciao Rosanita, quanti ciao siete? Tony! C'è il mitico Tony! Ciao a tutti, grazie di esserci! Number one! A tutte le vostre chat e messaggi.
bel caffè. Wow. I minuti a mezzogiorno e ci hanno detto che allo scoccare del mezzogiorno c'è da assistere a uno spettacolo veramente unico. Qui ragazzi, nel frattempo sono arrivati altri tre camper. Abbiamo ben quattro camper qui davanti a noi. Hanno fatto un accampamento. Chissà se stanotte si dormirà o non si dormirà. Ma se non si dormirà, noi attacchiamo la cassa. Il proiettore a palla. A palla, perché noi abbiamo tenuto il volume al 15-20%. Gli faremo tremare le cupole degli oblò. Bottiglione, non ti temiamo più. Oh mamma mia. Domani andremo a fare conoscenza se non vanno via prima. Dipende a che ora ci si alza. Infatti. Ora ci guardiamo un bel film, esatto, sul nostro maxi schermo e quindi vi diamo la buonanotte. Vi diamo la buonanotte e ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Ciao. Di sole. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Ciao ciao. Come hai dormito? Benissimo. Benissimo. A parte la sagra qui accanto. Ieri sera avevamo un camper soltanto davanti. Poi a un certo punto tardi si è spostato e si è messo più laterale. Non capivamo perché. Perché era venuto nel pomeriggio e si era piazzato. Boh. Poi è arrivato il secondo camper e si sono affiancati. E dico, vabbè, si conosceranno. Poi, ancora più tardi, è arrivato il terzo camper e si sono praticamente messi tutti a ferro di cavallo, no? Con i camper. Fino a 5 camper. E poi era tardi, noi guardavamo un film, cominciavo a chiacchierare. Insomma, sono andate avanti un pezzo perché hanno fatto, come si dice, comunella. Dico, ora io, tirano fuori i tavolini, fanno la sagra, magari se è la sagra notturna che non siamo abituati. No, sto scherzando. Poi per fortuna si sono salutati e sono andati a dormire. E stamani c'è il bel solicino, fantastici anche lì, con i tavolini hanno fatto tutto l'apparecchiatura, hanno fatto colazione lì, insomma, le stiamo dando un'occhiata quando noi avevamo fatto colazione. No, sono forti. Dovrebbero essere qui della zona. Questa è la forza del camper. Sì, infatti, sicuramente si conoscono. Di fare anche gruppo. E quindi scherzavamo prima con Fede, diciamo, che chissà che sagra c'è oggi. Noi ce ne andiamo perché proseguiamo il viaggio, però ecco, sarebbe stato da mettersi al tavolino con loro, insomma. Eh sì. Ci troviamo sempre qui a Trabia, posto che ci ha accolto per ben due notti. Vi facciamo vedere tutto il mare stamani, completamente piatto. Guardate che roba, uno specchio d'acqua. Sembra una lastra di vetro. Sembra quasi di poterci camminare sopra. È incredibile. Qui abbiamo un altro vicino tedesco e poi i nostri vicini qui accanto con il loro accampamento. Guardate qui che mare. Come vedete il nostro Charlie non è più solo. Il van di questi tedeschi ha pure il pianale di legno sul tetto per farci l'aperitivo. Uno ci può mettere tranquillamente una sdraio, prenderci il sole. Ma proprio tutto un pianale di legno molto comodo, dove uno ci si può praticamente sdraiare sopra. C'è un mare piatto che si congiunge al cielo e non si vede il punto di stacco, veramente bello. Dai, ci prepariamo e ci si rimette in cammino. Abbiamo rifatto il letto. Andiamo a gonfiare i nostri soffietti. Abbiamo salutato il posto dove siamo stati per due giorni, molto bene e tranquilli, e la direzione adesso è Palermo. Però prima di arrivare in città dobbiamo fare alcuni servizi,
fra i quali anche la lavanderia. E abbiamo individuato nel paese cittadina di Bagheria una lavanderia a gettoni. Il solito dubbio è sempre dove parcheggiare in quelle situazioni, perché spesso le lavanderie sono centrali e a volte in strade strette dove noi non riusciamo a parcheggiare, quindi diciamo dall'applicazione non si capisce. Ci avviciniamo e il miglior modo per andare a vedere insomma è quello. Andiamo lì sul posto. Proviamo. E niente, insomma, il primo step di oggi sono i panni, perché siamo abbastanza oberati di panni. Poi il pane? Ah, poi c'è sì, alcune commissioni, pane, altre cosette ci mancano. E niente, poi controlliamo un attimo l'acqua, queste cose qui. Però ecco, diciamo l'idea è di fare una sosta in giornata, di andare a vedere il promontorio, se non erro si chiama promontorio dello Zafferano, l'ho letto ieri, ora poi riconfermo, e niente, pare essere bello, insomma, la tappa precedente a Palermo. Adesso vi faccio vedere un po' di panorama che già si fa interessante. Allora, come vedete lungo la strada abbiamo trovato questo ragazzo che vende le arance, quindi ne approfittiamo così ci facciamo poi delle belle spremute, e qui accanto c'è anche il panificio, così ci prendiamo anche il pane. Quante ne hai prese? 4 kg, oddio come pesano! Quanto le fa? 1,50 al chilo e 4 kg 5 euro. Buono cavoli! Vado a prendere il pane. Ottimo, ci abbiamo un po' di spremute garantite. Eh sì, ha detto sì sì, sono di qui. Di qui della zona. Vorrei vedere che faccio, compro quelle della Spagna. No. Vado a prendere il pane, richieste particolari? No. Fai te, io intanto metto via queste. Vai. Che fai? Di sabato mattina non esci col tuo calesse e col cavallo per fare una passeggiata con il figlio? Sembra il minimo. Sembra il minimo, no? Vai, abbiamo trovato la lavatrice, si riempie e facciamo un bel lavaggio. E mentre si lavano i panni, io vado a fare qualche lavoro al computer. Abbiamo trovato una lavanderia, un portento, qui i panni bruciano da come sono caldi, belli asciutti, ma non a caso abbiamo scelto questa lavanderia, perché da grande patito siamo venuti alla Star Wash, e per forza, la forza sia con noi, esatto. Non poteva essere altrimenti. La forza del pulito e del lavaggio. Stiamo cercando un posto per fermarci per fare pranzo, perché è già ampiamente passato l'orario, abbiamo fatto un po' tardi in lavanderia. Molto carino il porticciolo di Bagheria, ci sono tante barche dei pescatori, e Bagheria ovviamente non è solo importante per il porto, ma è una città barocca, con notevoli ville in stile appunto barocco, come dicevo, da visitare. Ora noi non ci addentreremo nella parte storica di Bagheria, però ve lo segnalo qualora insomma passaste da queste parti. È inoltre la città natale di Renato Guttuso, è stata anche teatro del film di Giuseppe Tornatore, Bagheria, se lo pronuncio bene. Quindi diciamo che, pur essendo comunque così vicina a Palermo, perché saranno una ventina di chilometri, siamo sì 15-20 chilometri, comunque ha
anch'essa un fascino tutto suo, da vedere. Noi ci appropinquiamo a mangiare perché ho fame. Abbiamo fame. Ecco qua il nostro mitico Charlie, è un po' sporco perché in questi giorni ha piovuto un sacco di terra. E meno male l'avevamo appena lavato. Ci mettiamo su questa panchina e si mangia. Cosa abbiamo di buono? Lo sfincione tipico. Wow, vediamo un po' com'è. Abbiamo preso in un panificio lo sfincione. Buono! È tipo, e sottolineo tipo, perché mi hanno guardato male quando l'ha commessa, gli ho detto, ma è tipo la pizza? Mi ha guardato malissimo, non volevo offendere nessuno, so che è un prodotto tipico di qua, però per far capire a chi non lo conoscesse, è una pasta lievitata, diciamo, tipo base per pizza, e questo è condito con le cipolle, il pomodoro, formaggio, insomma ci sono un po' di cosettine succulente. Sì, ma veniamo al dunque, io ho fame. Sono belli i gadolli, capito? Buono, guarda qua com'è bello sostanzioso. Buona. Sentiamo un po' com'è. Sto sfincione è una nuova, un nuovo assaggio. Buono, dai. Buono. Buon appetito. Siamo più vicini al mare e siamo arrivati al borgo di Sant'Elia, che dalle foto che abbiamo visto pare essere molto caratteristico e carino. Stiamo tentando di avvicinarci al mare, alla spiaggia o agli scogli, insomma. Vediamo quello che offre la costa. Il problema è il parcheggio. Il problema è il parcheggio e le stradine sono un po' strette perché è un borgo piccolo. Quindi noi sogniamo, guardate che bello però. Ora vi faccio vedere. C'è questa montagnona che va giù fino al mare con degli scorci caratteristici. Io andrei direttamente a capo di questa. Sì, oppure siamo appunto, come vi dicevo prima, a Capo Zafferano, vicino a Capo Zafferano, che è proprio il promontorio che si protende nel mare. Sono diretti là. E proviamo lì, magari è un po' più spazioso rispetto al paesino e ci dovrebbe essere più spazio. Che bellezza! Quello è Capo Zafferano. Guardate qua che ville che ci sono, è impressionante. Siamo in una zona molto molto villosa. Guarda questo che affaccio. Guarda questo che affaccio. Che avrà le camere di là. Che megavilla, con un affaccio sul mare. Wow. E dico, che mare. Che insenatura, ragazzi. Siamo a Sant'Elia e ora vediamo se si riesce a scendere in spiaggia con qualche modo. Sul promontorio. Perché qui mi sa che è molto molto difficile scendere giù. Comunque ci si prova. Vediamo un po', forse da qui si sbuca il mare, vediamo un po' se si vede il mare. Wow, ma guarda qua che spettacolo! Te l'avevo detto, c'è Ma è incredibile! E questa è la famosa Sant'Elia, perché c'è questa insenatura, io ho visto una foto. Ma sembra uno di... Ma te non ti fidi mai quando ti dico ti porto in un posto bello? No, che spettacolo! Questo è Sant'Elia, il posto più fico che ci sia. Ma c'è anche la gente che fa il bagno, mi sa? Guarda che bellezza. Qui è praticamente una piscina naturale. Vedete, è proprio un mini fiordo del mare dentro il paesino. Ma wow, che spettacolo. Che mare! C'è il mare che è verde, blu, di tutti i colori. E qui ragazzi, ci sono anche tutti sti ragazzi che fanno il bagno e i tuffi. Ah,
una, due, tre. Ora facciamo tutto il giro del paesino, andiamo su quell'altro versante. Ora risaliamo questa stradina che ci porta su quest'altro punto panoramico da cui si vede poi anche Capo Zafferano. Che meraviglia, guardala! Proprio lì davanti. Guarda, fai vedere i nostri amici che roba. E va bene anche qua. E voilà ragazzi, la cena di stasera è servita! È servita! Pesce spada con i pomodorini. Che bello, guarda! Oggi giornata strepitosa, un posto fantastico, mare
mamma mia, da tuffarsi. Mm. Però abbiamo sentito dei ragazzi che si erano tuffati in mare e dicevano che era fredda. Allora, io non dico nulla. Allora non siete sordi. Non sono stata io a dirlo. Non mi sono buttata. C'era anche un gruppo di spagnoli e urlavano che era fredda. Sì, ma loro hanno 20 anni, è facile a 20 anni. No, io aspetto più avanti. Arriva, arriva. Vi salutiamo qui e ci vediamo domattina. Ciao, a domani. Buonanotte. Notte. E buon appetito. Anche a voi se mangiate.